Buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento con In diretta con Pars. Questa sera parleremo di come l'emergenza sanitaria abbia modificato le dinamiche di acquisto e di assistenza nel settore automotive nei suoi tre canali rappresentativi: il mondo delle concessionarie, l'aftermarket e il web. Quali nuovi scenari si sono creati e quali scenari e opportunità si prospettano per il prossimo futuro? Sono con noi in diretta questa sera Marc Agetaz, Managing Director Buonasera, di GPA buonasera a Italia. tutti. Buonasera Buonasera Marc. Gianluca Di Loreto, Partner di Bain Company. E Francesco Fadibruno, Head of Motors, eBay, Francia, Italia e Spagna. Buonasera a tutti e ben arrivati. Io incomincerei questo giro di domande da Gianluca. Gianluca, questa sera qui con noi, sei qui con noi grazie a un'analisi che avete realizzato come Bain & Company e affronteremo la crisi dell'auto da una nuova prospettiva di cui si parla poco, quella della distribuzione e quindi dei concessionari. Vorrei cominciare questo incontro facendo una fotografia su come sono cambiate le numeriche dei concessionari in questi ultimi anni e sulle motivazioni che hanno portato a questo cambiamento. Con queste premesse, quali scenari prevedi per il prossimo futuro come Bain & Company, anche alla luce degli effetti reversibili provocati dal Covid-19? Sì, allora, grazie Maria. Allora, il punto è che dopo questo lockdown si parla spesso dell'offerta di automotive, quindi delle case auto e della domanda di automotive, come questa stia cambiando. Raramente si parla dell'anello di congiunzione che sta nel mezzo, che è la distribuzione di auto, no? In questa logica noi abbiamo fatto, in realtà già prima del Covid, insieme a Quattro Rode, uno studio che faceva un po' il punto della situazione sulla distribuzione. Vorrei per questo condividere alcune slide per fare un po' il punto e vedere come questi dati stanno cambiando negli ultimi anni. Allora, come vediamo su questa slide, noi avevamo qualche anno fa, nel 2007, circa 4.600 punti vendita fisici e 3.000 aziende di distribuzione, quindi ragioni sociali, secondo i dati di Quintilgia. Questi valori sono progressivamente, attraverso le crisi degli ultimi anni, diminuiti. Sostanzialmente si è persa la metà della capillarità, con una chiusura di un numero rilevante di ragioni sociali e quindi di punti vendita. Di fatto il settore della distribuzione auto si è consolidato nel corso degli ultimi 10-12 anni. Cosa è successo poi nel frattempo ai bilanci delle concessionarie? No? Quindi un processo di consolidamento che potrebbe far pensare a bilanci più in forma rispetto all'inizio. Vero, ma in parte, perché come vediamo da questo grafico, i concessionari più piccoli, ovvero quelli con un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro, avevano un utile ante imposte dell'1,4% nel 2007, 10 anni dopo hanno un utile che è meno di un terzo, grosso modo un terzo di quel valore. I concessionari medi tra 10 e 50 milioni di fatturato hanno comunque un utile più basso di quanto non fosse nel 2007, picco del mercato. Soltanto i concessionari grandi sopra i 50 milioni di euro sono riusciti a spuntare un utile a fine 2018 più importante e maggiore rispetto a quello del 2007. Quindi, se vogliamo, i grandi hanno vinto in apparenza questa partita. C'è però un fatto, anche il ritorno sull'investimento. Quanto è costato avere quei margini? Se guardiamo il ritorno sull'investimento, quindi quanto l'utile generato è proporzionato rispetto all'investimento sostenuto, vediamo che questo indicatore è sceso nel tempo per i concessionari piccoli, non ha mai recuperato i valori del 2007, lo stesso possiamo dire per i concessionari medi e lo stesso va detto anche per i concessionari grandi. Quindi i concessionari grandi hanno avuto utili più alti negli ultimi anni, ma hanno dovuto comunque investire tanto per finanziare la crescita. Questo giusto per dare un'idea dello stato di salute delle concessionarie auto nel 2018, ma è molto simile al 2019, ovvero prima della crisi Covid. Questi numeri, o meglio, la loro evoluzione, hanno di fatto generato un cambiamento sostanziale nella distribuzione dell'auto. Ieri c'erano tantissimi concessionari medi e piccoli, in gran parte con una sola sede o monomandato, quindi che rappresentavano una sola casa automobilistica. Oggi si è vista una crescita progressiva di quelli che si chiamano i grandi concessionari, o addirittura i mega concessionari, che sviluppano e propongono ai propri clienti servizi diversi e aggiuntivi rispetto alla semplice vendita dell'automobile. Per vedere alcuni numeri, il fatturato dei principali 50 dealer italiani varia
valeva grosso modo un quinto del mercato 10 anni fa, stimiamo che possa valere circa il 40% del mercato nel 2020, quindi una crescita molto molto importante dei grandi concessionari. Questo prima del Covid. Tu mi chiedevi cosa è successo con il Covid. Abbiamo fatto questo studio nel mese di aprile, poi aggiornato a giugno, per capire un po' la situazione economico-finanziaria di queste concessionarie. Qui sulla sinistra vedete una matrice, ogni puntino rappresenta un concessionario, ne abbiamo analizzati circa 1000. L'asse verticale rappresenta in sostanza lo stato di benessere dell'economico, quindi quanti concessionari nel 2019 erano in grado di generare un fatturato superiore a quello che permetteva di coprire i costi. Sull'asse orizzontale vediamo un indice di liquidità che ci dà un'idea di quanto fosse buono lo stato di salute delle concessionarie dal punto di vista finanziario. Più è a sinistra la concessionaria, su questo asse meglio è. Questa è la situazione del 2019. Abbiamo già qualche concessionario a rischio in basso a destra, ma la maggior parte, diciamo, della nuvola dei concessionari è una situazione sostanzialmente buona. La simulazione che abbiamo fatto nel 2020 è questa sulla destra. Quindi, senza ipotizzare ancora un intervento delle case auto a sostegno delle reti, vedete come in solo un anno i concessionari, o meglio la loro situazione economico-finanziaria, peggiori andando verso destra e verso il basso. Sostanzialmente, diciamo ad aprile, circa un 70% dei concessionari analizzati era a potenziale rischio di liquidità. Evidentemente questo non era una situazione sostenibile, le case auto, come prevedibile, sono intervenute sotto diverse forme, supportando la rotazione dello stock, con il pagamento anticipato di alcuni incentivi, fornendo dilazioni di pagamento, e abbiamo aggiornato questi dati e vediamo sulla destra come in realtà si sia risaliti verso l'alto. Quindi, in sintesi, le reti, le concessionarie, le case auto sono intervenute sulle proprie concessionarie, riducendo, di fatto dimezzando l'area di rischio al 35%. Questo senza ancora considerare gli effetti del decreto rilancio o di iniziative spot di singoli concessionari dovute a fenomeni di gruppo o a politiche specifiche dei singoli concessionari, che in questo siete di stimare. Quindi, questo per dire che cosa, Maria? Che nel 2020 situazione attuale, non è irragionevole immaginare che circa un 20% dei concessionari, quindi della rete distributiva, sia a rischio di liquidità. Per darti un paragone, nel 2010-11-12, dopo l'ultima crisi del settore auto, il calò del 3-4% e assistemmo ad un consolidamento del 10% annuo delle concessionarie. Quest'anno, nel 2020, il PIL, le stime prevedono addirittura riduzione a doppia cifra, non è quindi ragionevole immaginare un consolidamento di circa 20%. Staremo a vedere anche in funzione di come evolverà questa fase di ripartenza. Grazie Gianluca. A te invece, Mark, il compito di presentare e rappresentare questa sera il canale dell'aftermarket. Abbiamo visto che i concessionari sono in sofferenza e il 20% circa sono a rischio. Invece, quali sono le tue previsioni 2020 per l'aftermarket e soprattutto come pensiamo di affrontare il 2021? Allora, è un argomento che stiamo cercando di monitorare mese per mese, e proprio questo pomeriggio ho ricevuto il tassello del sesto mese di del 2019, e quindi in qualche modo condivido con voi quasi in diretti i dati, e ho indicato anche in corsivo quel meno 5,4% che rappresenta, rispetto all'anno scorso, quello che abbiamo appena messo insieme per il mese di giugno. Quindi tutto sommato un quasi ritorno alla normalità per il fatturato, e speriamo di vedere anche un mese di luglio confermare la previsione che avevamo fatto a metà aprile di un ritorno alla normalità o quasi alla normalità per fine giugno e addirittura un rimbalzo per il mese di luglio. In ogni caso, con quello che si è perso nei mesi precedenti, abbiamo una previsione di chiusura del fatturato dell'aftermarket nel suo insieme, quindi IAM e OIS insieme, a meno 13%, che sembra molto lieve come perdita rispetto al meno 35 che le previsioni di UNRAE danno per il mercato del nuovo. Quindi anche lì
è sicuro che all'interno di questo meno 13 ci possa essere più di uno che avranno un numero positivo alla fine del 2020 nel mondo dell'aftermarket. Poi per il 2021 confermiamo ancora di più quell'effetto di rimbalzo sull'insieme dell'anno, nonostante una crisi economica che sarà molto dura. L'abbiamo visto negli anni 2009, 2012, 2013. Il mercato aftermarket dimostra di essere molto resiliente e quindi prevediamo rispetto al 2020 un andamento che potrebbe essere un più 9% su tutto il 2021. Questo rappresenta comunque, in ogni caso, un meno 5% rispetto al 2019. Poi, ovviamente, come sempre, non ci sarà un meno 5 per tutti, ci potrebbe essere anche un meno 20 per qualcuno, e poi anche ovviamente l'uscita del mercato per qualcuno, ma anche un più 20, un più 30 per qualcun altro. Ma per arrivare lì, per draghettarci tutti al 2021, bisogna anche pensare giorno dopo giorno a quello che succede, e questo strumento che abbiamo messo in moto nel corso del mese di aprile permette di darci un'idea del livello di attività giorno per giorno, ma soprattutto il gradiente, che è quel andamento arancione, ci ha dato per l'inizio del mese di luglio un momento un po' difficile, ma la rilevazione che ho aggiornato al pomeriggio di oggi dà una ripresa in atto, e quindi ci si può aspettare per la settimana prossima un'attività più sostenuta di quello che abbiamo osservato ai primi di luglio. Giugno ha avuto un forte effetto di recupero che ovviamente abbiamo pagato nei primi giorni di luglio. Lo si vede bene sul tracciato arancione con la sua integrale rosa che segna il negativo, ma anche per una diminuzione di quell'andamento tratteggiato che è l'indice dell'attività. Il tratteggiato rosso dà il livello di attività che è calato dal 108 al 100 nei primi giorni di luglio, ma soprattutto l'andamento della curva, che era molto positiva, della curva di gradiente positiva a giugno, pardon, e che brutalmente è entrato in area negativa ai primi di luglio. Sembra che stia tornando su, e quindi è un buon indicatore per i prossimi giorni di questo mese già avviato. Ecco per questa mia parte del stato dell'arte del mercato aftermarket nel Swiss. Grazie Mark. Francesco, a te il compito invece di rappresentare il canale del web. Incominciamo con una domanda relativa all'andamento di eBay nei mercati che gestisci in maniera diretta in questi primi 6 mesi. E ancora, eBay offre una vetrina a distributori e ricambisti del settore automotive utile a integrare i propri fatturati, consentendogli di raggiungere un target allargato di clienti e anche nuovi mercati. Quali suggerimenti ti sentiresti di dare a loro per incrementare ulteriormente i propri fatturati online come eBay? Grazie Maria, consentimi di fare una premessa di carattere generale. Allora, è un dato di fatto, appunto, constatare che questi primi 6 mesi del 2020 hanno di fatto, appunto, rivoluzionato, cambiato da un lato quella che, insomma, è la vendita tradizionale, la vendita, la modalità di vendita dei prodotti, e dall'altro anche tutta quello che invece, insomma, quello che possiamo dire l'offerta, volgarmente parlando, e dall'altro lato invece tutto quello che è, insomma, le abitudini dei consumatori, le abitudini di acquisto dei consumatori, quello che possiamo invece volgarmente dire la domanda. Cosa abbiamo visto noi di eBay? eBay è una piattaforma che mette in contatto dei venditori con dei compratori, quindi lavoriamo esattamente con un'offerta e con una domanda. Cosa abbiamo osservato? Allora, io lavoro su 3 mercati, Italia, Francia e Spagna. Ed è stato molto interessante vedere come questi 3 mercati abbiano osservato questi cambiamenti dal punto di vista dell'offerta e della domanda, li abbiano, insomma, registrati e osservati nella maniera molto molto simile. Questo è cosa dovuto? È stato dovuto a una politica di lockdown che è stata quasi equivalente tra questi 3 mercati. Quindi un lockdown che è stato, diciamo, rigido,
duro, che è durato parecchio tempo, dove c'è stato un quasi arresto totale di tutte quelle che sono le attività del settore tradizionale. Quindi, insomma, questo tipo di attività si sono ripercorse, le abbiamo viste veramente nei tre mercati in maniera quasi equivalente, con l'unica differenza di una differenza di alcune settimane. L'Italia è partita un po' più velocemente, gli altri mercati hanno seguito subito dopo. Se invece prendiamo altri mercati come esempio, Germania e UK sono molto più simili tra di loro, perché questa politica di lockdown è stata invece molto più, diciamo, meno rigida, meno duratura, e quindi c'è sempre stata una convivenza, insomma, tra quello che era il business online e l'offline. Veniamo a noi, quindi, come è cambiata l'offerta e cosa abbiamo osservato noi di eBay? Quello che è cambiato nell'offerta è che quindi il settore dell'online è rimasto praticamente l'unico settore disponibile e veramente aperto per tutti gli attori del mercato. Cosa vuol dire questo? Che quindi abbiamo osservato due cose, che tutti gli attori che avevano già operato e pensato a una diversificazione dei canali di vendita, quindi da una parte lavorare sul tradizionale e dall'altra lavorare sull'online, si sono chiaramente concentrati su tutto quello che è il business online. Chi invece non aveva ancora lavorato, ancora aperto questa porta, insomma, dell'online, diciamo, ha dovuto accelerare veramente nel suo processo di digitalizzazione. Cosa vuol dire questo? Accelerare un processo di digitalizzazione non è una cosa che si fa, insomma, rapidamente e semplicemente. Quindi, insomma, cosa abbiamo fatto noi di eBay? La nostra priorità è stata veramente mettere tutte le nostre energie a disposizione delle piccole e medie imprese e accompagnarle in questo processo di digitalizzazione, soprattutto in due modi. Da un punto di vista economico, insomma, garantendo alcuni, insomma, vantaggi dal punto di vista veramente di costi della piattaforma, per agevolarli, insomma, per dare un supporto economico alla loro attività sull'online. E dall'altra parte, grazie anche a una partnership con la Confcommercio, abbiamo, insomma, attivato una serie di attività di training e di formazione per tutte le piccole e medie imprese, per incentivarle e aiutarle in questo processo di digitalizzazione. Cosa è successo invece alla domanda? È successo che la domanda ha avuto praticamente nel canale online l'unico punto di riferimento, quindi abbiamo avuto osservato un livello di traffico, insomma, di vendita, insomma, è stato molto, molto, molto più elevato di quello che avevamo osservato nei periodi precedenti. Veniamo ora al nostro mercato dell'automotive, sempre con questo approccio di domanda, insomma, e offerta. Dal punto di vista dell'offerta, nel mese di marzo abbiamo passato il numero dei 4.000 venditori totali che sono sulla piattaforma per quanto riguarda il settore dell'automotive. 4.000 per noi è un numero molto elevato, abbiamo avuto una crescita di più del 10% rispetto al mese precedente, sempre per dare, insomma, far capire un po' quanto è cresciuto questo numero. Quello che è stato anche molto interessante a rilevare è che sono entrati nuovi attori sulla piattaforma, quindi, insomma, allo zoccolo duro che abbiamo su eBay di ricambisti si sono anche affiancati dei componentisti e dei distributori che hanno veramente visto l'online un canale addizionale e abbiamo iniziato a lavorare con questi nuovi profili. Cosa è successo invece dal punto di vista della domanda? È successo che, anche in questo caso, se il mese di marzo chiaramente è stato un po' ancora tranquillo a livello di volumi, chiaramente le priorità erano soprattutto sui beni di prima necessità e chiaramente non sui prodotti di ricambi e accessori auto, abbiamo visto invece che a partire dalla seconda metà di aprile, per poi vedere nei mesi di maggio, giugno e luglio, una enorme crescita, una grande crescita delle nostre vendite. Chiaramente l'auto e la moto sono diventati praticamente il centro un po' della vita di ognuno di noi nella fase post-lockdown. Quindi, insomma, abbiamo identificato nella vettura, insomma, nella moto il nostro desiderio di libertà, la nostra possibilità di muoverci, di tornare, insomma, a fare dei weekend, insomma, di spostarci al lavoro in maniera sicura, evitando i mezzi di trasporto e soprattutto di preparare, parlo adesso in queste ultime settimane, di prepararci una partenza nelle vacanze estive. Quali sono i consigli che do quindi a tutti, ai diversi attori della filiera che possono lavorare sull'online? Parliamo di costruttori, parliamo di componentisti, parliamo di distributori e ricambisti. Il primo consiglio che do è chiaramente di vedere nell'online un canale assolutamente addizionale, parallelo a quello che è il tradizionale. Un dato di fatto è che non esiste più un mercato online, un mercato tradizionale. Esiste la parola mercato, esiste un mercato dove le barriere sono saltate. È un mercato, appunto, globale, dove c'è una domanda che arriva dal consumatore finale. L'obiettivo di chi produce, di chi è il proprietario del prodotto, è di soddisfare questa domanda, indipendentemente dal canale in cui arrivi.
quindi che possa arrivare dal canale tradizionale direttamente il cliente in officina, che possa arrivare dalla grande distribuzione o che possa arrivare dal web, l'obiettivo di ogni attore della filiera è riuscire a rispondere a questa esigenza e quindi, insomma, lavorare su più canali allo stesso tempo, capendo che sono tutti canali che possono vivere insieme, sono assolutamente paralleli e addizionali. Il secondo consiglio che do è quello di lavorare con una strategia ben definita. Ormai quando si parla anche di web si parla di un settore che è sempre più strutturato, quindi con attori sempre più strutturati per lavorare sul web e soprattutto anche con un consumatore finale sempre più esigente. Oggi acquistare un ricambio e un accessorio non è più come alcuni anni fa, dove si cercava solo rapidamente un prodotto, ma il consumatore stiamo osservando che diventa sempre più esigente, sempre più ricerca qualcosa di ben preciso. Cosa vuol dire questo? Mi permetto di dire questo perché io arrivo appunto da diversi anni di lavoro sul settore tradizionale, quasi una decina d'anni, e spesso si vedeva nel passato, quasi ancora adesso, quasi il web come un timore. Perché non bisogna avere paura del web? Perché bisogna lavorare invece con il web? Perché bisogna semplicemente costruire insieme una strategia. Il mio messaggio che do a tutti gli attori della filiera è: sediamoci insieme a un tavolo, l'obiettivo è capire quali sono i vostri punti di forza dal punto di vista logistico, dal punto di vista di gestione del prodotto, e cerchiamo insieme di lavorare e di capire quali sono invece magari le vostre lacune, le vostre difficoltà, e insieme creiamo un modello di business che possa assolutamente rispondere a quelle che sono le esigenze nuove del mercato. Un terzo consiglio che do, assolutamente importante, è di guardare anche solo quello che succede di fianco a noi. Guardare i mercati di fianco a noi, secondo me, è sempre un buon esempio per capire anche quello che succede in Europa e quello che succede intorno. Io mi confronto spesso con i miei colleghi in Germania, con i miei colleghi in UK, e vedo che in questi mercati c'è veramente una integrazione totale tra quello che è il business online e offline, a qualsiasi livello della distribuzione, quindi dal costruttore fino all'officina. Quindi mi dico, perché se loro riescono a farlo in maniera chiara e trasparente, noi dobbiamo riuscire a farlo? Quindi cerchiamo insieme quali sono le chiavi per lavorare in questa integrazione totale tra i diversi canali. Ultimo punto, il consiglio principale che do è anche capire come e con chi lavorare sull'online. Per esempio, appoggiarsi a un attore come eBay, che è 100% partner dei propri venditori, che quindi sviluppa delle strategie in sinergia con i venditori. eBay che non stocca i prodotti, che non acquista prodotti, che non vende prodotti, che non è mai un competitor, può essere chiaramente una soluzione per poter lavorare con successo nell'online, mantenendo una propria strategia e mantenendo totalmente il controllo del proprio business. Grazie Francesco. Gianluca, Francesco ha parlato di processo di digitalizzazione. Secondo te, in un futuro, la signora Maria, nello specifico, acquisterà l'auto online? E quali servizi il concessionario proporrà sempre di più tramite il web? Maria, di dietro dovrebbe dirti dipende da quale auto la signora Maria desidera, no? Ah, ok. Va tutto a parte. Mi ritrovo su quello che diceva Francesco, diciamo, è limitante. Se non ho sbagliato parlare solo di online piuttosto che di offline, c'è una multicanalità, i vari canali si stanno sempre di più alternando e integrando in una unica customer journey, quindi sostanzialmente è difficile che chi vende componenti o auto possa farlo solamente attraverso un canale, specie se è quello offline. Per capire un po' meglio le dinamiche di cui stiamo parlando, abbiamo fatto sostanzialmente all'inizio di quest'anno una ricerca, sempre con quattro ruote, su 1000 persone italiane, per capire come funziona di fatto questo processo di acquisto di un'automobile. Faccio una premessa, non parliamo di componenti, in questo caso parliamo di automobili. L'automobile, lo ricordo, è uno dei beni durevoli più costosi dopo l'acquisto della casa, no? Un'automobile mediamente ha un valore medio di 15.000 euro. Allora, come funziona il processo di acquisto? L'abbiamo chiesto agli italiani che comprano le auto e vediamo in questo grafico in verde scuro l'online, in verde chiaro l'offline. È chiaro che per acquistare una macchina non basta un solo passaggio comunque la maggior parte degli acquisti avviene attraverso diverse interazioni, 5, 6, 7 grosso modo. In Italia la metà sostanzialmente, il 55%, dei processi di acquisto comincia offline, nel canale fisico, che sostanzialmente significa la concessionaria, no? Mentre poco o meno della metà inizia online. Questo è un primo dato. Per darvi un'idea, prima Francesco faceva riferimento ad altri paesi,
Abbiamo fatto questa indagine anche in Germania e in Inghilterra. In Germania il valore online è di poco sopra il 50-55%, in Inghilterra è addirittura sopra il 70%. Questo per quanto riguarda la prima interazione. Ci sono poi delle altre, no? Tipicamente l'auto viene acquistata almeno dopo una seconda interazione. Qui vediamo che il 17%, quindi nel 17% dei casi, già alla seconda interazione si arriva all'acquisto. Ma la cosa più importante è che cominciamo già a vedere nella seconda interazione un'alternanza, che poi vedremo essere continua, tra il canale online e il canale offline, ovvero di fatto chi comincia online, quindi guardando il sito web delle case auto per esempio, nella metà dei casi la seconda interazione ce l'ha offline, e viceversa chi guarda un'auto in un concessionario poi magari la seconda interazione torna a casa e se la guarda o se la configura sui siti della casa stessa. E così andando fino alla circa sesta interazione, mediamente il 77%, quindi 3 casi su 4 di auto acquistate prevedono almeno 6 interazioni, vediamo come l'alternanza online-offline è pressoché continua. Questo dimostra che non esiste offline senza l'online e non esiste l'online senza l'offline nel caso di acquisto di vetture. Ricordo che la vettura è un bene mediamente molto costoso e che ha una serie di configurazioni, addirittura migliaia di configurazioni se consideriamo il colore, gli accessori, l'opzione di finanziamento, e quindi non è così immediato acquistare con un unico processo online un'automobile. C'è di più però. Noi abbiamo chiesto, ok, quali sono i canali attraverso i quali gli italiani ricercano informazioni sull'auto che vogliono comprare? Ovviamente questo campione ha risposto che la concessionaria è il canale principale. Questa stessa domanda fatta in altri paesi potrebbe, anzi porta risultati diversi, ma noi qui stiamo parlando dell'Italia. La maggior parte delle persone inizia guardando l'automobile presso una concessionaria. E poi viene il web, tutti i canali online. Sulla destra vediamo un indicatore che è il Net Promoter Score, un indicatore che sostanzialmente ci dà l'idea del livello di gradimento del singolo canale. Più è alto e maggiore il gradimento, vedete che il concessionario non soltanto è il canale più diffuso, ma anche quello più apprezzato, perché c'è un'interazione umana, c'è un contatto fisico, c'è una spiegazione del prodotto. E come vediamo in quest'altra slide, perché si preferisce comunque passare attraverso il canale fisico e non si fa affidamento solamente nel caso dell'acquisto di un'auto al canale online, perché comunque l'auto la si può toccare con mano, perché configurare un'auto, capirne il prezzo, capire le forme di finanziamento, ad oggi è un processo abbastanza articolato che difficilmente si può completare online, specie per alcune tipologie di acquirente. Di nuovo, le fonti di informazioni che creano fiducia nell'acquisto di un'auto. Vediamo che il contatto con le persone, quindi le fonti più verso il basso, quelle più comuni, ottengono non soltanto la maggior parte delle ricerche, ma hanno anche la soddisfazione più alta sulla destra. Le vediamo in verde. Parlo con un tecnico che mi spiega com'è il prodotto, parlo con il venditore che mi presenta le caratteristiche del prodotto, oppure conosco qualcuno che ha già l'automobile, un amico, un familiare, un venditore stesso dell'auto che conosco o con cui ho delle relazioni. Il contatto fisico con l'esperto ancora nell'acquisto dell'auto in Italia ha un peso, ed è un peso rilevante. Perché questo? Guardiamo la customer journey. Sulla sinistra vediamo dall'alto verso il basso tutti i vari momenti che abbiamo provato in qualche modo a semplificare, dalla ricerca dell'automobile, la configurazione, il confronto, fino poi alla parte di acquisto e di assistenza. Abbiamo chiesto ai clienti di raccontarci quanti di questi momenti della customer journey siano eseguiti offline e quanti online. Vediamo che online principalmente sono le fasi iniziali, quindi quando il consumatore si forma un'idea sul prodotto da comprare fa volentieri ricorso alle diverse forme di canali online, questo è molto importante. Però le attività svolte offline sono, diciamo, dalla finalizzazione fino a tutta la parte di assistenza. Questo ad oggi. C'è però una parte di consumatori che dichiarano di svolgere ancora dell'attività offline, ma di essere disponibili a passare online in un prossimo futuro. E vediamo che, per esempio, la prenotazione del servizio in post-vendita, la richiesta di supporto, la parte più di post-vendita, già ha crea un certo interesse. Perché questo? Perché tutti quanti ormai siamo abituati a prenotarci l'appuntamento di assistenza per l'iPhone, tutto quanto, per esempio, online, senza dover telefonare o interagire con un call center.
il consumatore si aspetta lo stesso anche dal mondo dell'auto. La domanda è: siamo in grado di offrirlo questo tipo di servizio? L'88% preferisce dei consumatori ancora acquistare l'auto. Quindi, come dicevo, c'è un'interazione continua, ma per un bene che vale mediamente 15.000 euro, il canale offline ancora ha un peso molto, molto rilevante. Grazie Gianluca. Mark, mettendo a confronto i due canali, l'aftermarket e quello dei dealer, quali asset in più ha quello dell'aftermarket di riuscire a superare questo periodo? Prendiamo qualche dato che ho riportato qui. Qualcuno è veramente di riguarda le vendite di vetture nuove. Solo per ricordare quello che qualche giorno fa ha dato un RAI come previsione: il primo semestre si conclude a meno 46, il secondo semestre a meno 24, considerando che il primo rappresenta una perdita di 500.000 vetture già ordinato, già impacchettato, il secondo perderebbe solo 200.000 vetture per un totale di 700.000. Da sottrarre al 1.920.000 vendute nel 2019, arriviamo a un 2.220. Questo ovviamente è solo per ricordare che nessuno concessionario ha chiuso perché non aveva più vetture in officina. Quindi ogni volta che un dealer chiude rappresenta un'enorme opportunità per il mercato indipendente, perché i 3, 4, 5.000 clienti, che vale a dire le vendite degli ultimi 3-4 anni, devono trovare un punto di assistenza entro un certo raggio chilometrico rispetto al lavoro o alla residenza. Se guardiamo invece quello che abbiamo misurato sul primo semestre, e di cui ho parlato prima, quindi un meno 40%, e cerchiamo di modellizzare un ragionevole secondo semestre che potrebbe andare a un più 6% complessivamente, quindi il famoso meno 13 complessivo, abbiamo un IAM che potrebbe crescere del 7% nel periodo e un OIS che potrebbe crescere solo del 2,8% nello stesso periodo del secondo semestre. Quindi ovviamente dei momenti più facili in qualche modo per l'IAM, ricordando anche che la quota di mercato IAM è già molto elevata nel mercato italiano, quindi ogni punto di crescita è veramente un traguardo importante sul mercato. Questo legato a un parco molto vecchio in particolare, ma questo ci torneremo più tardi. Quindi, volendo riassumere, in questo momento a parità di regole d'ingaggio, perché il mercato è uno solo, la modellizzazione che possiamo fare del secondo semestre dà un vantaggio significativo, rilevante per gli operatori indipendenti rispetto alle reti OIS, che soffriranno ovviamente del basso livello di matricolazione e di un parco che è sempre più vecchio e dove la quota di vetture di oltre 10 anni supererà quest'anno il 50%, quel muro del 50%. Grazie Marco. Francesco, entriamo nello specifico delle famiglie di prodotto più vendute online su eBay. Quali sono le top 5 e soprattutto i profili di chi l'acquista? E poi, l'attenzione all'acquisto dei servizi online è sempre maggiore per voi. Che cosa state proponendo? Allora, se parliamo della top 5 di quelle che sono state le nostre vendite nel primo semestre, chiaramente i dati sono molto molto influenzati da quello che è stato il lockdown. Prendiamo le prime tre famiglie di prodotto, le più vendute, ho qualche dato qua davanti a me. Al primo posto abbiamo i caricatori batterie con un più 300% rispetto al 2019. Al secondo posto abbiamo le batterie auto e moto al più 180%. E al terzo posto abbiamo i prodotti di pulizia e di manutenzione, quindi spray e detergenti, al più 150%. Sorpresa, no, chiaramente c'è una logica dovuta al lockdown, quindi quando riutilizziamo la vettura chiaramente abbiamo visto che una grossa parte delle batterie non erano più funzionanti, quindi tutto quello che anche i caricatori
sono chiaramente la conseguenza, e i prodotti di pulizia, questo sappiamo anche quello che è stato il grosso discorso appunto legato all'igienizzazione, insomma tutto quello che è legato al veicolo. Se andiamo alla posizione numero 4 e 5, è molto interessante vedere come i prodotti che sono cresciuti di più sono quelli legati al fai da te, al do it yourself. Anche qua una sorpresa? No. Nel senso che, avendo tante officine che hanno chiuso nel periodo, diciamo che gli acquirenti, i nostri consumatori, hanno comprato prodotti per lo più di semplice installazione che hanno autonomamente installato nella propria vettura. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di spazio del tergicristallo, che sono cresciute di più del 40% nel primo semestre, parliamo dell'olio motore, che è cresciuto del più del 30%, e della filtrazione, che è cresciuta di più del 25%. Subito dopo abbiamo le lampadine, anche in questo caso un prodotto da grande consumo e da fai da te, che sono cresciute di circa il 20%. Quindi chiaramente un mondo, che quello del do it yourself, che è aumentato chiaramente durante il lockdown. Un discorso a parte merita tutto quello che è il mondo moto, che per noi di eBay è un business molto importante in Italia e anche negli altri mercati. Sappiamo che l'acquirente moto è per definizione molto orientato al fai da te, ama scegliere i prodotti e ama anche montarli, insomma, essendo appassionato spesso del proprio veicolo, e quindi insomma abbiamo visto una grossa crescita anche in quello che è il mondo moto. Chi sono i profili che comprano su eBay? Allora, eBay è una piattaforma, marketplace, che si orienta al consumatore finale, quindi il Mario Rossi della situazione, che compra, cerca un ricambio, un accessorio per la propria auto o la propria moto. Questo pesa alla grossissima parte delle nostre vendite. Nonostante questo, sappiamo che c'è comunque anche una parte di officine che cerca sull'online e che si orienta all'online quando insomma il prodotto non è disponibile dal proprio ricambista o distributore di zona, guarda magari anche dei prodotti rari, li trova spesso e facilmente sul web. Cosa abbiamo visto anche durante il lockdown? Che c'è stato comunque un aumento di quella che è stata la domanda e la ricerca delle officine anche sull'online. Anche questa non è una sorpresa. Sappiamo che tutti i distributori e molti ricambisti sul territorio hanno dovuto chiudere, insomma, hanno chiuso l'attività per alcuni mesi, settimane e mesi. Quindi questa ricerca, questo incremento di domanda da parte delle officine sull'online è una logica conseguenza di quello che abbiamo vissuto nel primo semestre. Veniamo ora alla parte servizi. Dici bene, Maria, noi da circa un anno, anche di più, che crediamo, investiamo fortemente in tutta quella che è la parte servizi. Come spiegavo precedentemente, l'acquirente ormai sull'online non ricerca più semplicemente un semplice prodotto, ma sempre di più un servizio completo che gli permetta di acquistare in maniera semplice, chiara e fino insomma all'installazione del componente quello che sta comprando. Come ci siamo mossi in questo modo, sulla parte servizi? Abbiamo osservato quello che fanno i mercati di fianco a noi, come Germania e UK, che da anni già hanno attivato alcuni servizi, come per esempio l'installazione dei pneumatici, e in questo modo ho avuto modo di lanciare in Italia e da poco in Francia lo stesso servizio di installazione dei pneumatici. Cosa vuol dire questo? Come sempre è stato su eBay, è disponibile l'acquisto dello pneumatico singolarmente. Da circa un anno in Italia abbiamo aggiunto la possibilità di selezionare un'officina più vicina al proprio luogo di residenza, far spedire direttamente i pneumatici nell'officina e acquistare tutto questo direttamente in piattaforma. A questo punto vuol dire che il cliente dovrà semplicemente prendere appuntamento con l'officina e recarsi con la propria vettura per far installare gli pneumatici. Molto molto semplice. Questo tipo di operazione l'abbiamo lanciata da quasi un anno in Italia con un partner, una rete di officine di più di 500 officine su tutto il territorio italiano. Abbiamo già osservato una crescita comunque del mercato delle vendite, anche dei pneumatici, più verso la fine dell'anno 2019. Quest'anno è stato un mercato un po' particolare, chiaramente impattato dal lockdown. In Francia abbiamo appena lanciato lo stesso servizio con una grossa rete molto importante in Francia che si chiama Fauvert, che ha più di 300 appunto officine su tutto il territorio francese. Noi crediamo veramente che questa sia la direzione sulla quale bisogna andare, vogliamo investire, e crediamo fermamente che la direzione sia quella di un'integrazione sempre più chiara e evidente tra quello che è il mondo offline, quindi anche il mondo delle officine, e tutto quello che è il mondo online. Il nostro obiettivo è la domanda che abbiamo, che è sempre più crescente, della nuova generazione millennials, poterli indirizzare dopo l'acquisto direttamente in un'officina vuol dire generare del traffico per un'officina. Quindi questo è veramente uno dei punti, ci tengo particolarmente a questo progetto, perché è un po' la risposta a quella che è la visione strategica di eBay in quello che è il mondo del servizio. Grazie Francesco. Gianluca, a questo punto come secondo te reagiranno le case auto? E dopo la crisi prevede che nasceranno nuovi modelli di business?
Allora, partiamo da un presupposto numerico, nel senso, in Italia solo una parte della popolazione vive nei principali centri urbani, circa il 20%. La maggior parte, l'80%, vive in provincia o in zone cosiddette rurali. Quindi già questo è un dato molto diverso da altri paesi come la Germania o l'Inghilterra, che però se affiancato al dato di dove sta il mercato auto, quindi l'immatricolato, di fatto parla la stessa lingua, perché vediamo qui in questa slide che comunque il 15% solamente delle auto viene venduto in città, in zone metropolitane, l'85% nel resto d'Italia. Questo, se vogliamo, è da una parte un'opportunità per l'auto, dall'altra un vincolo, perché sappiamo che alcune zone addirittura non sono ancora raggiunte da una buona connettività. Dall'altra sappiamo che le aree metropolitane sono comunque territorio di sperimentazione di nuovi formati, di nuove modalità distributive. Quindi la sfida per le case sarà coniugare queste due cose in Italia: la necessità di un presidio fisico nella maggior parte del paese e invece la possibilità di sperimentare formati nuovi, più agili, nelle zone urbane che hanno anche delle abitudini di acquisto molto differenti da invece dalle zone che non sono più lontane dai centri metropolitani. Che significa questo dal punto di vista della distribuzione, quindi delle case auto? Che ci sarà comunque nei prossimi anni una distribuzione fisica, una quota parte di distribuzione fisica. Come dicevo prima, il compratore, l'utente italiano, vuole ancora toccare l'auto, vuole parlare con qualcuno, vuole vivere l'esperienza emozionale dell'acquisto, e quindi il dealer ancora oggi e nel prossimo futuro un valore importante. L'online già c'è, è già arrivato, in questa fase solo in alcuni momenti, come ho visto da Customer Journey. Ma perché questo? Perché mediamente esistono migliaia di combinazioni, il processo di acquisto e la gamma dei prodotti, il portafoglio è ancora molto complesso e molto complicato. Chi ha una gamma già più semplice, possiamo vedere che ha una quantità di vendita online molto molto più alta. Quindi in sintesi, i concessionari ancora servono, devono giocare un ruolo rilevante, anche se diverso rispetto a quello che è quello storico. E lo stesso per le case auto, che dovranno evolversi, su questo torno tra un attimo. Crolleranno i confini dei territori, questo è successo comunque già negli ultimi anni, i mega concessionari presidono addirittura più regioni, se non tutta quanta l'Italia, anche con online, e quindi bisogna cambiare schema di gioco. Non esiste più il territorio, esiste il cliente e la sua centralità, che se vogliamo è un passo in avanti abbastanza rilevante per la rete distributiva, abituata a logiche più territoriali. Nuovi formati, più digitali e più scalabili, non entro nel merito, ma i numeri confermano che il modello di business attuale dei concessionari è sì scalabile, ma fino a un certo punto, quindi non è detto che le concessionarie più grandi siano in grado in automatico, solo perché sono più grandi, di avere una maggiore profittabilità o di tenerla costante. La sfida dei prossimi 3-5 anni al massimo sarà quella di combinare il digitale con l'offline, quindi sviluppare un formato distributivo che sia realmente efficace anche dal punto di vista, diciamo, digitale, quindi che sia più sostenibile, mantenendo comunque l'attenzione su quelle poche persone che fanno, che concludono, che permettono di concludere l'acquisto e che danno ancora quel legame empatico tra il consumatore e l'automobile. Mi chiedi se emergeranno nuovi modelli distributivi. Sicuramente evolverà il ruolo del concessionario, sta già evolvendo, dovrà evolvere il ruolo delle case auto, che necessariamente dovranno, a nostro modo di vedere, scegliere quali partite giocare, quali battaglie combattere, quindi dovranno focalizzarsi sui momenti della customer journey che realmente faranno la differenza per la marca, lasciando forse più spazio a forme distributive diverse, in parte già esistenti, più indirette, se vogliamo, intermediate. Questo perché? Perché le case auto comunque dovranno concentrare i propri investimenti sulla semplificazione del portafoglio, sullo sviluppo di nuovi prodotti, di nuove tecnologie, l'elettrico è una di queste, lavorando in partnership con le reti, con una forma diversa di rete, con una nuova tipologia di concessionarie per distribuire questi prodotti, ma soprattutto questi servizi. Ci si sposterà sempre di più dal mero prodotto alla gamma di servizi. Le case auto possono farlo, ma non possono farlo da sole. Grazie Gianluca. Marc, parliamo invece di riparazione.
Io su questo aspetto vorrei condividere con voi qualche dato più qualitativo rispetto a quello che ho condiviso finora. E vorrei dire che ci sono degli argomenti che vanno in un senso positivo per l'aftermarket, in particolare che il parco invecchierà un pochettino e probabilmente rimarrà stabile, le perdite di parco quest'anno saranno molto limitate perché a 1.200.000 vetture non si riesce totalmente a rinnovare questo parco. Comunque saremo leggermente sopra i 10 anni di età media, sicuramente avremo meno concessionari e visto che nessuno chiude per mancanza di clienti in officina, questi automobilisti orfani dell'officina del concessionario dovranno trovare un'altra officina sul territorio. Sappiamo che l'utilizzo della vettura sarà almeno stabile, se non in aumento, aiutato da una parte dell'aspetto sicurezza che genera la vettura, almeno in termini di contagio, ma anche dai prezzi di carburanti che dovrebbero rimanere bassi per la scarsa domanda mondiale di idrocarburi. E vorrei anche ricordare per la distribuzione che i concessionari sono dei concorrenti del ricambista del distributore per le vendite esterne, ma potenzialmente sono anche un cliente per la propria officina, pensando solo al ripristino dell'usato, ad esempio. Per quanto riguarda la misura dell'andamento, bisogna sempre ricordarsi che esiste una sfasatura fra sell-in e sell-out, soprattutto in un periodo come attualmente, dove i magazzini sono relativamente pieni. Un buon indicatore di quello che succede è di vedere come stanno andando fuori gli slow movers. Tutti hanno scorte impressionanti di prodotti A, dei prodotti di grande rotazione, e questi metteranno un po' di tempo ad arrivare negli ordini al fornitore, mentre in genere per i slow mover i consumi sono immediati perché non ci sono scorte, va fuori e quindi va ripristinato. Se vanno fuori i slow movers vuol dire anche che anche i fast movers vanno fuori. E poi vorrei ricordare che comunque è importante farsi pagare e consegnare le merci a chi paga, anche perché io facevo un rapido conto per un paio di protagonisti del mercato. Abbiamo valutato che l'80% dei dischi freno per l'aftermarket nel mondo sono fabbricati in Cina e i problemi di lockdown a singhiozzi potrebbero generare qualche difficoltà di approvvigionamento in autunno. Quindi tanto vale di consegnare i ricambi a chi ti paga, che è meglio per tutti, e anche per fare pulizia sul mercato. E poi ricordiamoci che c'è una comprovata resilienza dell'aftermarket. Le vendite di vetture nuove vanno su da 1.900.000 a 1.200.000 e ritorno. Il mondo dell'aftermarket è un'opportunità per tutti quelli che lavorano e vivono dell'aftermarket, sia nel mondo indipendente, ma è soprattutto una grande opportunità per l'OIS per mantenere le aziende in operatività grazie all'attività fortemente retributiva che rappresenta l'officina e spesso è maltrattata dai stessi titolari delle concessioni. Grazie Marco. Allora, un ultimo giro di domande per te Francesco. Incominciamo dai pagamenti. Marco ha detto che è la nota dolente per quanto riguarda il nostro settore. Come funzionano i pagamenti su eBay? Poi facciamo una classifica per quanto riguarda l'Europa. Quali sono i mercati più maturi per il web per quanto riguarda eBay e come si posiziona l'Italia? E infine parlaci dei tuoi progetti futuri. Allora, il tema dei pagamenti chiaramente è un tema delicato che ho conosciuto nel mio passato del settore tradizionale. Cosa succede sul web? L'enorme differenza rispetto al settore tradizionale è che è soprattutto legata a una specificità di eBay, ok? È che il pagamento è immediato, nel senso ogni venditore che è presente sulla piattaforma vende un prodotto e incassa direttamente nel proprio conto su eBay la vendita e il valore della vendita realizzato appunto su eBay.
Cosa vuol dire questo? Che quindi c'è un incasso immediato di quello che è la vendita e il valore della merce. Come lavora eBay in questo senso? eBay poi fattura, noi chiaramente dobbiamo anche noi vivere, ci remuneriamo con una commissione che dipende dalle differenti categorie. Giusto per dire, sul settore automotive è inferiore al 10%, parliamo del 9,6%. Come funziona questo sistema di remunerazione? Il venditore incassa immediatamente il valore della merce e eBay fattura quindi la sua commissione a fine mese e invia la fattura al venditore a fine mese. Questo chiaramente è un grande vantaggio per tutti i venditori che sono sulla piattaforma, che possono durante tutto il mese in corso accumulare, generare un flusso di cash flow che permette quindi di generare un flusso di cassa che dà ossigeno, che dà insomma modo di investire, di continuare insomma a lavorare sul web in maniera molto molto efficace. Questa è una specificità di eBay che ci tengo a precisare, perché ci pone veramente dal punto di vista di favorire il venditore sulla piattaforma. Parliamo adesso di, come mi chiedevi Maria, la situazione dei mercati europei e come ci posizioniamo in Italia. Allora, se guardiamo l'Europa, si possono identificare tre cluster di mercati. Un primo cluster sono i mercati, diciamo, totalmente maturi e consolidati sul web. Chi rientra in questo primo cluster? Ci sono i mercati tedesco, quindi Germania e UK. Questi mercati hanno un valore, quindi parlo di ricambi accessori, quindi tutto il mondo ricambi accessore, auto e moto, tengo a precisare, che è vicino ai 4 miliardi di euro. Quindi sono mercati impressionanti, hanno una dimensione impressionante da tanti, tanti anni. Lavorano, quindi sono totalmente aperti al web. Quando parlo con i miei colleghi sono sorpreso nel vedere le conversazioni, l'integrazione che hanno su tutta la filiera di distribuzione, dai costruttori che veramente aprono i loro store, i loro business su eBay, fino appunto a tutti i componentisti e tutti i principali distributori che sono presenti su eBay. Quindi sono mercati veramente, veramente di dimensioni impressionanti. Il secondo cluster è un paese di cui mi occupo, e si posiziona la Francia. La Francia, come lo consideriamo? Lo consideriamo un mercato maturo già sull'online, ma non ancora consolidato al 100%, ha ancora degli ampi margini di crescita. È un mercato che vale circa un poco di più dei 2 miliardi di euro, quindi la metà dei due mercati precedenti, ma comunque un grande valore, con alcuni attori che appunto sono presenti sul mercato da tanti anni, tra cui eBay. Cosa possiamo vedere su questi mercati? Che c'è un'integrazione dal livello costruttore, insomma, fino anche appunto a livello dell'officina. Sono ancora però appunto attori che devono veramente ancora aprirsi al 100%, per questo li posiziono in un cluster un po' intermediario, perché non c'è ancora la maturità e non c'è ancora la stessa apertura che possiamo vedere in Germania e in UK, ma si sta molto avvicinando, sta lavorando per avvicinarsi a questi mercati. Al terzo posto, il terzo cluster rientra quella che è l'Italia, quindi l'Italia e la Spagna. L'Italia e la Spagna sono due mercati che non arrivano ancora al miliardo di euro di valore del business online, sempre ricambi accessori auto e moto, sono leggermente sotto. L'Italia la posizioniamo intorno agli 800-900 milioni di euro, che sono comunque delle cifre molto importanti. La Spagna è leggermente sotto di noi, sono mercati giovani, sono mercati in piena espansione, dove proprio c'è un livello di crescita a due cifre anno su anno da diversi anni, e dove identifichiamo veramente un'opportunità molto importante per crescere e per avvicinarsi insomma a quelli che sono i mercati di vicino a noi. Non c'è motivo per cui non possiamo anche noi lavorare nello stesso modo in cui lavorano i mercati vicino a noi. Cosa importante da dire? Se l'Italia quindi si posiziona subito fuori dal podio, quindi dopo Germania, UK e Francia, a livello di valore complessivo del mercato online, per quanto riguarda la presenza di eBay si posiziona invece sul podio, perché l'Italia è il terzo mercato più importante in Europa per eBay, sempre dopo Germania e UK. Quindi insomma il ruolo e la strategia e il ruolo che ha sempre eBay in Italia su questa categoria è sempre più importante, e c'è la piena volontà della nostra azienda di continuare a investire su questo settore e di continuare a lavorare come partner di tutti i venditori. A livello di progetti futuri e visione, e con questo appunto una prima parte l'abbiamo già discussa insieme, nel senso un forte asse di sviluppo su cui stiamo lavorando è la parte di servizi. Se abbiamo lanciato il servizio di installazione che riguarda i pneumatici, uno dei possibili progetti che verranno in futuro, su cui vediamo veramente un'integrazione e vediamo una possibilità di crescita, è estendere questa opportunità di montaggio, di installazione, anche al mondo dei ricambi. Possiamo immaginare come oggi un acquirente acquista un pneumatico e lo monta in officina, allo stesso modo domani, soprattutto per quanto riguarda i componenti più tecnici, che comunque funzionano molto bene sull'online, immaginiamo una frizione, un alternatore, un motorino,
queste componenti, questi ricambi, essere acquistati online e montarli direttamente in officina, noi crediamo che sia il futuro di quella che è l'integrazione e della direzione in cui noi vogliamo assolutamente andare. Il secondo punto principale è la completa integrazione di tutti gli attori della filiera, come appunto ho appena descritto in Germania e UK. Io un messaggio appunto vorrei proprio passare a tutti gli attori della filiera, dal costruttore fino all'officina. Tutti questi attori hanno sviluppato nel corso degli anni, ma da tantissimi anni, delle competenze incredibili e senza eguali a livello di conoscenza del prodotto, concezione del prodotto, è stato proprio, sono i fabbricanti proprio a livello del prodotto da sempre, a livello anche di gestione del prezzo, a livello di tutte le competenze logistiche, a livello anche di conoscenza del mercato. Queste sono le competenze che questi attori hanno mostrato e continuano a mostrare giorno dopo giorno sul mercato tradizionale. eBay da 20 anni presente in Italia, da 25 anni presente nel mondo, e invece chiaramente uno degli attori leader di tutto quello che è il mercato digitale. Quindi il messaggio veramente chiaro che passo a tutti gli attori della filiera è: la sinergia tra quelle che sono le vostre competenze tradizionali e di tutta la conoscenza dei prodotti e le nostre competenze digitali non può che portarci a costruire qualcosa di vincente, non può che portarci a costruire una strategia veramente che ci potrà far avvicinare a quelli che sono i mercati vicino a quello dell'Italia, prendiamo la Francia, prendiamo la Germania, e io sono convinto che insieme riusciremo a costruire nella maniera più intelligente, nella maniera più strategica, delle strategie che ci porteranno veramente a collaborare sul lungo termine sul mercato Italia. Il mio messaggio è: il mercato italiano costruiamocelo noi, sviluppiamolo insieme e non aspettiamo che magari altri attori stranieri vengano in Italia e vengano a vendere solo loro in Italia. Costruiamocelo noi con tutte le competenze magnifiche che possiamo avere e la sinergia che possiamo costruire. Grazie Francesco e soprattutto grazie a tutti quanti per questo incontro. Quindi grazie Gianluca, grazie Marco e grazie ancora Francesco per essere stati qui con noi questa sera in questa tavola rotonda. Un grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito questa sera. Vi do appuntamento al prossimo incontro con In Diretta con Paz, che sarà il 20 di luglio alle 13:30. Grazie ancora a tutti e buona serata e a presto. Grazie, buonasera a tutti voi.